Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Paolo Bonolis si è reso protagonista di un episodio impensabile. Il conduttore lo ha fatto davvero durante la puntata. Ecco che cosa è successo negli studi Mediaset. Il conduttore ha stupito tutti un'altra volta, lui è davvero un mattatore della televisione, capace di intrattenere come nessun altro, ed anche per questo è molto amato dalle persone che lo seguono. Ancora una volta ha lasciato a bocca aperta tutto il pubblico in studio e a casa. Paolo Bonolis è uno dei protagonisti assoluti della scena televisiva nostrana. In questi anni si è fatto conoscere per la sua simpatia, il suo carisma e la sua ironica tagliente, anche se a volte viene criticata per alcune battute un po' troppo pungenti. Tuttavia, in questi anni si è saputo ritagliare una fetta centrale all'interno del panorama del piccolo schermo, con programmi che hanno sempre un grande successo e consenso popolare. Punto tra le trasmissioni di punta di Mediaset c'è senza alcun dubbio Avanti un altro, programma dove i colpi di scena sono all'ordine del giorno, come quando c'è stata la proposta di matrimonio con Bonolis testimone. Anche recentemente è successo un episodio che ha lasciato tutti senza parole. Nello studio infatti è successo l'impensabile. Punto Avanti un altro, Paolo Bonolis lo ha fatto davvero, imbarazzo in diretta. Qualche settimana fa è andata in onda una puntata del game show di Canale 5 dove al timone abbiamo trovato come sempre il conduttore Capitolino. Durante la trasmissione è successo un episodio che ha lasciato tutti sbalorditi. L'accaduto ovviamente non è passato inosservato alle grinfie degli autori di Striscia la Notizia che hanno mandato in onda un servizio proprio dedicato a Bonolis e ai suoi ospiti VIP della trasmissione. A giocare con lui in una puntata speciale c'era prima Patrizia De Blen che si è vista presentare dal conduttore l'argomento di cui bisognava trattare. Parliamo dell'uccello del paradiso, ha affermato Bonolis. A questo punto interviene la contessa che sottolinea, che sarebbe il tuo? A questo punto Paolo ha scelto di sorvolare l'argomento, cercando di sviare il più possibile, ma senza riuscirci. Infatti la De Blanc ha proseguito, guarda che la tua fama ha varcato le Alpi e gli Appennini. Ha detto, sei noto per essere superdotato, ha poi aggiunto. Ma la gag vera e propria c'è stata un attimo dopo, ovvero quando era arrivato il momento di Elisabetta Gregoraci di elencare le varie opzioni di risposta, facendo il Luca Laurenti della situazione, spalla insostituibile di Bonolis dal loro primo incontro ai provini. In tono ironico il conduttore si è rivolto alle sue parti intime, fermo, a cuccia, ha detto tra lo stupore generale simulando un'erezione in diretta alla vista della Gregoraci che, in imbarazzo ha sorriso e ha lasciato correre. Di contro il pubblico continuava a ridere al siparietto di Bonolis che non è di certo nuovo a queste gag. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.